Amici di Vivo Azzurro Live, buonasera e benvenuti. Siamo qui sul prato del Renzo Barbera di Palermo. È una serata fondamentale per il nostro calcio, per la nostra nazionale, a caccia di una vittoria che varrebbe la finale del playoff da giocare contro la vincente di Portogallo-Turchia, che alla stessa ora, stasera alle 20.45, giocheranno con lo stesso obiettivo. Ovviamente l'obiettivo finale è quello di raggiungere il mondiale novembre-dicembre in Qatar. Ci siamo un po' complicati la vita, certamente, ma l'orgoglio dei campioni d'Europa è pronto a scendere in campo questa sera con l'abbraccio enorme di tutti gli sportivi italiani, anche con le tradizioni, le abitudini, le scaramanzie che hanno portato bene in quella meravigliosa estate sportiva 2021. Allora do il benvenuto, a proposito di scaramanzie, di inni, agli autogol, e fra poco vi diamo le formazioni che sono appena arrivate. Autogol, dove siete? Buonasera, buonasera Pier. Sei in splendida forma, ti vediamo, mamma mia. Scaramanzia, noi non ci laviamo da due giorni, perché così aveva funzionato con l'Europa. Alla finale, quindi giustamente continuo. Andiamo avanti con questo trend. Infatti sono felice di essere qui. Ci hanno messo da parte per quel motivo lì. Visto ciò che dite, sono felice di essere qui, lontano da voi, anche se fra poco vi coinvolgerò. Avrete degli ospiti straordinari, uno in particolar modo è un campione dello spettacolo italiano e ha anche un legame molto forte e profondo con la nazionale. Pazzesco. Ma a proposito di campioni, Gigi Di Biagio, prego! Come sta? Mi sono segnato una per uno le 31 presenze e i due gol in nazionale. Buonasera a tutti. Mentre sta arrivando Bonucci fra poco, e noi possiamo però già darvi la formazione della nazionale. Ve la diamo notizia appena arrivata. Giocano, tutto confermato, Immobile, Insigne e Berardi in avanti. Al centro della difesa lo vediamo, il 4-3-3 disegnato da Roberto Mancini, con Florenzi ed Emerson esterni, Bastoni e Mancini coppia centrale, Verratti e Giorginio Barella. È una scelta che ti convince? Sì, diciamo che era la squadra che ci aspettavamo, una squadra che sta bene fisicamente, una squadra che sa quello che deve fare. Siamo intervistalo tu, ciao Leo, come stai? Intervistalo tu, viene un po' difficile. Da una parte male, da una parte bene. Cosa si prova in questo momento? E raccontaci il clima, perché insomma voi siete, noi siamo campioni d'Europa, abbiamo dato risposte a tutti nell'estate 2021, ci attende un altro esame. Gli esami non finiscono mai. Gli esami fanno parte del calcio, sono esami che si deve affrontare giornalmente, quindi oggi ci troviamo qui in questo splendida cornice di pubblico, perché veramente mi ha emozionato entrare qua e a un'ora e mezza ancora dalla partita sentire tutto questo entusiasmo, quell'entusiasmo che ci deve trascinare per portare a casa la vittoria oggi. Giocano Mancini e Bastoni, ci siete tu, c'è ovviamente Giorgio, ci sono senatori, diverse generazioni, ma immagino che ci sia un clima bellissimo di condivisione all'interno della squadra. Assolutamente, c'è un gruppo unito, gli 11 che scendono in campo valgono quelli che stanno fuori e viceversa, quindi da parte di tutti quanti l'obiettivo è ben preciso, è quello di andare a giocare la partita martedì per prendere il pass per il Qatar. Gigi, tu hai fatto anche il difensore, non come lui, hai fatto anche il difensore centrale a un certo punto della tua carriera, ma non come lui. Sì, diciamo che era diverso per me giocare in quella posizione, lui è un po' più difensore se vogliamo, ma anche a lui non dispiace giocare a calcio, quindi venire dentro e impostare da centrocampista. Grandi piedi, che cosa vi ha detto Roberto in queste ore? Insomma, delle cose che si possono raccontare al di là dei segreti dello spogliatoio su questa partita, è la pazienza la parola chiave stasera? Come ha detto il mister anche in conferenza, serve entusiasmo e allo stesso tempo pazienza per non forzare le giocate e permettere a loro di ripartire in contropiede. Loro ci aspetteranno e bisogna avere tanta freddezza e lucidità nell'ultimo passaggio e cattiveria sotto porta. È quello, sono sicuro che stasera vedremo una grande Italia e porteremo a casa un grande risultato. Il pubblico sta cantando i campioni dell'Europa, siamo noi, e questo è un fatto, mi pare proprio fattuale, oggettivo. Che emozione è ritrovare, stasera lo ricordiamo, 100% significa 32.000 persone, c'è anche una rappresentanza importante dei tifosi ospiti, ma insomma c'è tutta la sacralità che eravamo abituati a conoscere fino al 2020. Sì, questo coro però ci deve dare lo stimolo perché per mettere dopo la parola campioni qualcos'altro a dicembre del 2022. Condizioni fisiche vostre, il pacchetto difensivo... Io personalmente sono sulla fase del recupero e spero di poter essere a disposizione per l'eventuale partita di martedì, e gli altri stanno in grandissima forma e stasera ce lo faranno vedere. Sei stato bravissimo anche perché hai detto eventuale, la scaramanzia è fondamentale, fa rima con eventuale. Vuoi chiedere qualcos'altro a Leo? No, abbiamo bisogno dei suoi piedi, eh? No, no, li possiamo inquadrare questi piedi, perché insomma
Leo è un... È un... fa tutto da solo, vuoi chiedere qualcosa a Leo? Non so, ah, già, vai, va bene. Vado dentro. Un abbraccio. Vado dentro, un abbraccio a tutti e Forza Italia. Grazie. Grazie davvero. Dai azzurri, ecco qua, c'è il coro, l'ovazione per Leo Bonucci. Salutiamo gli amici dell'ufficio comunicazione della Federcalcio. È una situazione particolare, Gigi, no? Una squadra che ha vinto l'Europeo, che ha passato un'estate meravigliosa e che però adesso si trova di fronte a un passaggio non facile, perché la partita di stasera non va sottovalutata, l'eventuale finale ancora meno. Sì, diciamo che nessuno di noi si aspettava questa situazione, però è successa, bisogna archiviare quello che è successo nel bene e nel male, bisogna vincere stasera, basta, non si può pensare ad altro. Vediamo ancora con l'aiuto della grafica la formazione degli azzurri, perché era arrivato Leonardo Bonucci e insomma... Partiamo dai due difensori che danno garanzie, perché Mancini e Bastoni sono in un ottimo momento di forma. Semmai ci può essere qualche valutazione da fare a proposito del modulo, perché spesso giocano con la difesa a 3, è molto diverso giocare a 3 piuttosto che a 4. Sì, può essere diverso, però conosco molto bene i ragazzi e non ci saranno assolutamente problemi. Tra l'altro Mancini e Bastoni erano i miei due difensori centrali in Under 21 e quindi comunque sapranno fare quello che ha chiesto Roberto. Lì davanti c'è il tridente Immobile, 15 gol in nazionale, a meno uno dalla coppia Luca Toni, Luca Vialli, Insigne, ma forse è giusto parlare di Berardi, che sta diventando sempre più centrale nel progetto di questa squadra. Sì, continua a crescere, un ragazzo che all'inizio sembrava tra virgolette una riserva, ma oggi è un titolarissimo in virtù anche di quello che è successo a Federico Chiesa. Però comunque Mimmo sta giocando veramente molto bene, la sua condizione psicofisica è eccellente. Ci sono gli autogol che ci sentono, che succede lì? Guarda che abbiamo qua. Guarda che è arrivato, Ama a trovarci, anche perché Amadeus ha un rapporto con la nazionale speciale, noi abbiamo un rapporto con la nazionale speciale, noi Amadeus abbiamo un rapporto speciale, speciale, si triangola tutto. Specialità, Gigi Di Biagio aveva un rapporto speciale con la spizzata sul primo palo, tutto speciale. Tutto e speriamo speciale. Che anche questa sia una serata speciale. Assolutamente. Scaramanzia, ma tu sei scaramante. Abbastanza. Abbastanza. Sì. Io racconto un aneddoto. Una volta eravamo a vedere un derby, l'Inter perdeva 2-0 fine primo tempo. Siamo andati poi a mangiare una cosa all'interno del box dell'Inter. Riprende la partita e l'Inter fa 2-1. Esatto. Poi fa 2-2. No. Siete rimasti nel box. Sul fatto che abbia fatto già 2-1, io non mi sono mosso. Non ci siamo mossi, siamo rimasti dentro lì. Quindi se eravamo io e Michele che dicevamo: ma dove stanno Amadeus e Rollo? Guardavamo su, guardavano la partita da dietro quindi, al vetro. No? Quindi, se si vede male, io chiedo alla Federcalcio. Se io mi sto allacciando la scarpa mentre la nazionale fa gol, io rimarrò con la mano. Un plexiglass da tenere davanti nel caso per essere così. Guarda, vediamo le immagini della tua visita a Coverciano per promuovere Sanremo 2021. Sei andato là. È stata una giornata bellissima, i ragazzi disponibili, ci siamo divertiti perché abbiamo anche cantato insieme, c'era un clima di festa, insomma. Chi era più bravo a cantare, se si può chiedere? No, visto ma che guarda, devo dire che molti di loro erano anche intonati. Ecco, ricordo proprio Bonucci. La faccia di Acerbi in questo momento Bonucci, non mi piace. Acerbi, erano intonati. Il mister un po' meno, anche Gianluca un po' meno. un po' più timidi. Lo però... abbiamo visto anche nei video social, quelli che giravano prima dell'Europeo, di quando facevano cantare il karaoke, no? Sì. Il mister l'abbiamo visto un po' più in difficoltà. Così. Però... Sì. C'è da dire che quando abbiamo fatto Coro Azzurro lui ha partecipato, lui è stato un grandissimo ballerino. Quindi, ballerino e attore, quindi. Di tutto. Ma c'è venuto a trovare un tuo grande conoscente, ha presentato con te il festival, ovvero Zlatan, eccolo qua. Devo dirti una cosa, sei molto alto, non mi ricordavo che eri così alto. Da Festival di Sanremo, questa sera ho visto sei qui a Palermo, ma mi aspettavo che venivi a Svezia a vedere il mio spareggio, anch'io spareggio. Sai che ho avuto il dubbio fino all'ultimo, poi ho scelto la nazionale italiana. Primo tempo vieni a Palermo, secondo tempo vieni a Stoccolma, ok? Va bene. Non ti offendere, Zlatan, non ti offendere. ma tu in quella serata, se non sbaglio, all'inizio dell'Europeo, pochi giorni prima della partenza di tutta la carovana azzurra, avevi ospitato tutta la squadra, c'erano stati gli autogol. Mi ricordo tanti momenti anche serata, divertenti. Ma avevi capito che c'era quello spirito, che ci potevano essere le condizioni, perché la nostra nazionale ha vinto l'Europeo sicuramente grazie
alle sue qualità tecniche, ma soprattutto grazie al senso di appartenenza, allo spirito di gruppo, all'amicizia fra i giocatori. Avevi capito qualcosa in quella sera? Guarda Piera, esattamente quello che tu hai detto, tutto quello che hai elencato si respirava, cioè in realtà c'era un gruppo molto unito, c'era un clima rilassato, ma erano tutti molto vicini, tutti molto amici, e questo lo si avvertiva. Io per la prima volta li vedevo tutti insieme, ma è stato un clima secondo me forte. Noi ci dicevamo, se loro portano questa sensazione, questa atmosfera poi all'Europeo, certamente faremo bella figura. Chiaro che non potevamo immaginare, certo, poi quello che è accaduto, ma il gruppo è poi rimasto gruppo durante le partite. C'erano le premesse con Gigi Di Biagio, che ha giocato nella tua squadra, grande, a lungo. Grande che Gigi. Rapporto hai? Beh, ti io... ricordi? Ciao, Amar. Io... Lui sostiene di aver fatto più di 60 gol in Serie A. In realtà non è vero. È vero. Gigi era fortissimo, fortissimo come giocatore, bravissimo come tecnico. Insomma... giocatore di grande temperamento. È mio amico. Ciao, amo, no, ciao no, ragazzi. Ma è vero, io lo dicevo sempre, anche quando giocavo e lo incontravo mi piaceva molto. Io amo molto i giocatori che hanno temperamento, che hanno carisma, insomma, lui ne aveva da vendere in campo. Capito? Mica siamo amici, prima ci conosciamo partita... abbastanza bene. Però canta malissimo, quindi niente Sanremo nemmeno l'anno prossimo. La prima partita che ho visto allo stadio c'è stato un gol di Gigi. Era Inter Sporting Lisbona, preliminare di Champions. E in quella partita Cristiano Ronaldo eliminato. Quella partita che maglietta di Cristiano Ronaldo. Maglietta di Cristiano Ronaldo, perché avevi capito che era quello su cui c'era del potenziale. Sono stato costretto a prenderla, era piccolino, mi ha chiesto la maglietta, dicevo, Ma chi è lui? Ronaldo, ma chi è? Noi eravamo Ronny Vero, dicevamo, ma chi è questo? È vero. Ma abbiamo un altro tuo amico che è venuto a trovarti, che è Mister Conte. Ciao, ma sono Antonio. Oh, Mister. Antonio, come stai? Tutto bene? Bene. Senti, complimenti. Grazie. Insomma, faccio in bocca al lupo alla nazionale. Insomma, c'è un rapporto speciale tra me e la nazionale. È entrato anche nella Hall of Fame adesso. Sono entrato nella Hall of Fame, si Hall dice in inglese. Ignorante, studiatelo. Insomma, quanto all'Inter, quanto ti manco? Da 9 a 10? Da 9 a 10. Quanto ti manco? Per Renzi devo dire un 9 e mezzo. 9 e mezzo, va bene. Magari torno, non lo so, vediamo. Perché adesso c'è Simone che insomma, siamo un po' in difficoltà, come con la voce. Sai che come Simone, quando ci capita di sentirci al telefono, sì, anche 2 giorni o 3 giorni dopo la partita, la voce è sempre la stessa. Non direi che per Sanremo non sarei molto adatto. Con gli acuti andrebbe malissimo. È vero. Ah, ma senti, ma in un momento come questo, sì, cioè tu hai condotto addirittura un Sanremo, lo sappiamo, col teatro vuoto l'anno scorso. Sì. Insomma, negli ultimi 2 anni, 3 anni, fra l'altro quel derby lì era pochi giorni prima del primo lockdown. Mi ricordo di averti incontrato con un cappotto nerazzurrissimo esatto. metà partita, quindi forse porto anche bene, perché poi la partita è girata. Adesso no, non gira la frittata, Piero, non è tu le devi fare le fai tutte, di questo, volevo, la domanda era seria, cioè il ruolo dell'intrattenimento, il ruolo del calcio, insomma, di queste emozioni positive in un momento come questo, che è un momento ovviamente complicato da mille punti di vista, fra pandemia e altri pensieri, e soprattutto la bellezza di un teatro come questo, e dico teatro non a caso, perché stasera c'è di nuovo il 100%, tu Sanremo l'hai condotto alla grande sia col pubblico che senza il pubblico, ma mettendosi nei panni dei giocatori stasera scatta qualcosa di diverso. Assolutamente sì Pier, io dico sempre che faccio spesso dei paragoni tra lo spettacolo, la televisione e il calcio, hanno secondo me molti punti in comune, e per un giocatore avere uno stadio pieno con grande entusiasmo equivale a quando noi quest'anno siamo entrati al Teatro Ariston e abbiamo visto l'Ariston pieno, è completamente un'altra cosa. Così come noi facciamo un altro spettacolo, il pubblico ci aiuta, i giocatori faranno una partita particolare, una partita di grande intensità. È vero, quando si dice la famosa frase, il pubblico, il 12° uomo in campo, ne abbiamo a volte abusato, ma è sacrosanto. È vero, tant'è vero che il fattore campo, Gigi, nel calcio è una cosa. Stai studiando la Macedonia, chi dobbiamo temere? Bardi, no, sappiamo. Stavo con la nostra panchina per capire già quello che potrebbe succedere, però. Raspadori, Gigi, secondo te Raspadori può. Come no, mi dispiace che non ci sia Scamacca, perché ha avuto un piccolo problemino. Perché insomma era in grandissima forma. Stavo in questo momento forse il trio d'attacco del Sassuolo è in gran forma, direi di sì. Gigi in deformazione professionale in questo caso, già guarda la panchina. Allora, volevamo salutare Ama in maniera sanremese. Sì, no? Vai. Ti abbiamo preparato al volo l'elenco di artisti più canzoni italiane. La nazionale canta Sanremo. Nazionale canta Sanremo. Noi facciamo il capocrack tipo annuncia, Sanremo. Tipo annunciamo di Sanremo. Allora, canta. Canta la nazionale italiana featuring...
spareggi mondiali. Spareggi mondiali. Chi ha scritto così male? Male. Nazionale italiana featuring spareggi mondiali, la canzone è Ancora tu. Purtroppo. Ne avremmo fatto volentieri a meno di rivedermi, però. Ancora tu. Esatto. Vai, Giorgio Chiellini, la canzone del capitano. Questa ci sta. Fuori concorso. Attenzione. Simone Inzaghi. L'emozione non ha voce, ce l'ha per niente la voce. Ciao ragazzi, ragazzi. Spiace per la tua ragazzi. Preferita questa. E poi c'è Quadrado, stasera mi butto. Questa direi azzeccata. Questa è un po' cattivella. Questa potrebbe ingenerare qualche... Grazie Ama. L'hanno scritta loro. Esatto. Lui la direzione non risponde. Ciao Ama, grazie. Grazie mille. Ama, ciao. E in bocca al lupo ovviamente. Ciao, a lei, a tutti noi. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Allora, la Macedonia, prima di passare ad altro, Gigi, grazie, perché ci sono dei giocatori comunque da tenere in grande considerazione, sicuramente Trajkovski, Alioski, parte titolare, ha lavorato con Bielsa, ha lavorato al Leeds United, Bardi, specialista nelle situazioni di palla inattiva sui calci piazzati. Grazie. Che cosa dobbiamo temere di più di questa squadra? Io penso ha fatto un grandissimo cammino, non a caso è qui a giocarsi uno spareggio importante, è una squadra che potrebbe crearci dei problemi, si chiuderà molto, prima lei ho spiegato benissimo, anche Roberto ieri in conferenza, cercheranno di portare avanti la partita e ripartire in contropiede con questo loro 4-2-3-1 che si chiuderà tantissimo, quindi noi dovremo avere pazienza, tutto qua. La pazienza è la cosa più importante, il gol potrebbe anche non arrivare subito, l'importante è avere... Ma facciamolo arrivare subito. Siamo tutti un pochino più tranquilli. Io ringrazio Gigi Di Biagio, lancio un video importante di una campagna di sensibilizzazione della Federcalcio, uniti dagli stessi colori, che rientra nell'ambito di tante iniziative di rapporto con il territorio. Anche qui a Palermo, in occasione di questa partita, si sono svolte attività, si sono messi a posto dei campi sportivi, si sono sistemati alcuni spazi all'interno di questo stadio. Insomma, il grande calcio d'élite, il calcio ovviamente dei grandi campioni, è sempre comunque vicino alla comunità e al senso di inclusione. Vediamo questo spot e poi ho una grande sorpresa, passiamo un altro grande centrocampista. Non voglio fare classifica, vediamo. Allora, mentre facciamo la sostituzione qui in tempo reale, facciamola vedere, a me il backstage piace sempre. Fuori Di Biagio, dentro Demetrio, cambio. Allora Demetrio, adesso parliamo di calcio ovviamente, anche perché questi sono i minuti della grande adrenalina, della grande attesa, però ricordiamo che la Federcalcio in questi giorni, in queste ore, sta facendo delle attività specifiche, per esempio sta agevolando il tesseramento dei giovani calciatori ucraini, che sappiamo è uno dei tanti temi a margine di questa terribile situazione che stiamo vivendo, il sostegno a progetti di ospitalità dei bambini ucraini in Italia, la raccolta di farmaci e alimenti presso la stessa sede della Federcalcio, delle donazioni di materiale sportivo tramite la Croce Rossa, l'accoglienza dell'arbitro donna Caterina Monzù, che aveva diretto il 20 marzo l'Inter Sampdoria del campionato di Serie A femminile, e stasera il messaggio no war durante la partita. Poi torniamo sui 90 minuti ovviamente, sull'adrenalina del match, però la Federcalcio è anche questo, no? Le campagne di sensibilizzazione vanno anche in questa direzione. Assolutamente, la federazione segue molto il terzo settore o comunque anche quello che può fare direttamente lei con le sue attività. Oggi viviamo un momento molto delicato per la situazione della guerra e il tema dei profughi, quindi anche calciatori o giovani calciatori, è stato affrontato il Consiglio federale col settore giovanile scolastico. Poi non posso dimenticare neanche di indicare o comunque di sottolineare la cornice di pubblico e quanto la federazione ha voluto fare proprio dei prezzi popolari come si vuole, proprio per riempire lo stadio e per essere vicini ai nostri giocatori. È anche molto bello essere a Palermo, prima di tutto perché Palermo è bellissima, si sta in maniera clamorosa, se vedete una leggera abbronzatura tutta oggi al sole, è una giornata meravigliosa.
fra l'altro a Palermo la nazionale ha vinto 13 volte su 15 con un pareggio e una sconfitta contro la Croazia, ma storia di quasi 30 anni fa. Ha vinto segnando 9 gol nell'ultima partita giocata prima del lockdown qui, e ovviamente insomma, Palermo è una città in questo momento un po' distante dalla dimensione del grandissimo calcio di Serie A. Auguriamo ai tifosi rossonero di tornare presto nella massima serie. Questa è chiaramente un'opportunità, un segno di sensibilità da parte della federazione che ha voluto che si giocasse proprio qui. Questo devo dire che è una delle case della federazione, della nazionale soprattutto, perché anch'io ho giocato parecchie volte da giocatore, e tutte le volte che siamo venuti anche come dirigenti il pubblico ha sempre risposto in maniera positiva. Com'è questo campo? Raccontacelo un po', vediamolo. Il campo è meraviglioso, questo sembra veramente uno stadio per il calcio. C'è la pista, ci sono gli spazi giusti sia da vivere da calciatore e sia da vivere da tifoso, questa è la cosa importante. E poi il terreno, so che la federazione insieme al Palermo è stata un po' sotto sapendo che era già programmata una partita così importante. Ha lavorato e ovviamente il resto lo faranno i 32.000 di questa sera qui allo stadio con tutto esaurito, i biglietti che sono realmente stati volatilizzati nel giro di poche ore. Bella anche la rappresentanza dei tifosi della Macedonia. Passando agli aspetti più strettamente tecnici, riparte dalle certezze direi Roberto Mancini, da quel centrocampo, anche se le alternative non mancano. Pellegrini ad esempio l'altro giorno ha fatto un gol pazzesco, insomma, però si riparte da lì, si riparte da Barella, si riparte da Giorginio, ovviamente da Verratti, e poi davanti Berardi con Immobile e Insigne. Insomma, la scelta è quella della continuità e cercare di ritrovare lo spirito dell'estate del 2021? Io penso che oltre allo spirito è anche la consapevolezza, e questa squadra ha lavorato talmente tanto bene prima dell'Europeo, anche nei mesi precedenti, e abbiamo visto il risultato. Però al di là del risultato ha espresso un calcio meraviglioso, possiamo dirlo, non abbiamo vinto per fortuna, abbiamo vinto proprio per meriti, e quindi partendo dalla consapevolezza di quella squadra, di quello che i giocatori oggi si possono giocare e vogliono giocarsi per poter andare avanti e incontrare o il Portogallo o la Turchia. Lo dicevamo con Amadeus, abbiamo vinto per la qualità dei nostri uomini, ma anche forse soprattutto grazie al senso di gruppo, allo spirito di amicizia e di collaborazione che c'era all'interno di questa squadra, per cui insomma speriamo che questo spirito ci sia anche stasera. Sui calci di rigore insomma ci hanno condannato a questo spareggio, quei due errori dal dischetto fanno parte del calcio. Insomma, Giorginio è stato eroico con tutti gli altri durante l'Europeo. Come si resetta quel tipo di situazione mentre stanno arrivando i portieri azzurri? Applausi a loro. Si resetta pensando che ogni partita, ce lo insegnano fin da piccolo, si parte da 0-0 e si riparte anche da quello che è l'emotività o la sensazione di poter assolutamente poter battere un altro calcio di rigore e farlo come l'ha sempre fatto fino a quel momento. Stasera ovviamente la Macedonia potrebbe avere un atteggiamento abbastanza difensivo, mentre vediamole queste immagini, vediamole per un istante in silenzio. L'emozione è tanta, eh? Vuoi fare un quarto d'ora? Ti faccio scaldare, vuoi fare un quarto d'ora? Guarda, a centrocampo stiamo messi molto bene, devo dire. Tu sei stato straordinario nella tua carriera, ma siamo messi bene. Ci sono ancora gli autogol, fra l'altro con un ospite istituzionale molto granito. Volevo dire una cosa, dica. Demetrio, oggi ci siamo incontrati a Mondello per far capire un po' gli amici a casa. Ancora un atleta fantastico, era alle 2, faceva jogging a Mondello, grandissimo. Non mollava niente. Nello stesso identico orario. Vuoi confermare? Ormai vi conoscono e quindi sapete che siete cazzari. Noi siamo usciti alla stessa ora, dallo stesso albergo, e io sono andato a mangiare, tu a fare jogging. Questo è ciò che avevo. Però Pier, mi dicono... Io prima ho fatto una passeggiata, dopo sono andato a mangiare. Pier, mi dicono che tu abbia preso un'insalatina leggera. Leggerissima, oggi a pranzo, leggerissima. Molto leggera, perché prima della partita sento così una certa. Esatto. Pier, abbiamo Manlio Messina, assessore del turismo, sport e spettacolo, che racchiude un po' tutto quello che è poi qui allo stadio. No? C'è lo sport che è lo sport. Il turismo della gente che viene per vedere la partita e lo spettacolo che deve essere poi la partita fantastica. La Regione Sicilia. 100% di capienza, bellissimo. Prezzi poi modi. Perché si è lavorato molto per far andare le famiglie, no? Garantire alle famiglie potessero andare allo stadio, infatti anche noi ci siamo potuti permettere di venire allo stadio e quindi grazie. Senza le famiglie, volevamo dire. Un ringraziamento va alla federazione che ha voluto, innanzitutto l'Italia è qui in Sicilia e a Palermo, è per noi motivo di orgoglio, e soprattutto, come dicevi bene tu, per i prezzi anche popolari, quindi tante famiglie, ritorna la piena capienza, e quindi questo è anche un bel segnale
di ottimismo per il futuro, ma per i siciliani è motivo assolutamente di orgoglio. Oggi è una grande festa, ecco, viviamola così e speriamo di portare bene alla nostra nazione. Beh, qui si è giocato, sì, vai. Un uomo che può essere decisivo questa partita, un nome ce lo vuole fare, se la sente? Ma io non so la formazione messa in campo, però vedo, oggi ho visto l'allenamento, ho visto molto spoiler. Molto attento e preciso Immobile. Immobile. Ce lo segniamo. Un spoilerone. Tra l'altro si è giocato qua Italia-Armenia, sì. L'ultima volta che c'era il 100% di capienza, 9-1. Ora non è che vogliamo il 9-1, non è che ci interessa. Cioè, tentiamo di un 2-0. Ma anche 1-0 va anche bene. E poi gli altri li teniamo per dopo, eventualmente, che ci servono anche dopo. Quella è la parte più bella, sarà quella dopo. Speriamo intanto di passare questa di oggi, perché la Macedonia è una squadra su cui bisogna secondo me fare attenzione. Chiaro, faceva leva poco fa Bonucci proprio sull'accoglienza, no, di Palermo, della Sicilia alla nazionale. Oggi eravamo in giro per la città, noi abbiamo visto un'accoglienza nei nostri confronti che non siamo nulla. Perché di solito ci insulta, esatto. Stavolta a Palermo ci siamo stupiti, no? Ci complimenti, la foto, ma dico, ma che succede qua? No, questo per dire che Palermo è una città e la Sicilia è una regione che ovviamente per il calcio, per la nazionale, vive, no? Ovviamente. Assolutamente sì, poi mi permetto di dire che i siciliani siamo accoglienti, siamo allegri sempre. Si mangia anche bene, lo possiamo dire, anche Pardo lo conferma, Albertini lo conferma. Confermo. Albertini ha fatto jogging. Ah, è vero, però poteva mangiare. Vabbè, durante il jogging secondo me un cannolo l'ha mangiato anche il grande Demetrio. Ha fatto Albertini. Jogging tra un fritto e l'altro. Ho fatto una verticale, di cannoli e cassate. E arancini o arancine, non ha. Apro questo dibattito perché sai che in Sicilia sul tema arancine. Grazie, assessore. Poi ci tocca rinviare la partita. Grazie assessore. Grazie di cuore. Complimenti. Tante attività legate al territorio e questo ci fa straordinariamente piacere. È vero quello che si diceva, tantissimi ragazzi, tantissime famiglie quest'oggi, padri, madri, figli, tutti insieme allo stadio. Ovviamente con un po' di attenzione, con le mascherine, perché insomma i numeri del Covid non sono ancora del tutto rassicuranti purtroppo, ma anche con il piacere di essere in 32.000 qui. Una battuta sull'altra partita che non ci interessa, Demetrio, no? Perché però insomma c'è Portogallo-Turchia, Portogallo con 7 assenti. Non ci deve interessare. Non ci deve interessare. No, ci interessa? Perché... No. No, non no. Ci deve interessare perché oggettivamente ogni partita vediamo le difficoltà, non sappiamo quello che capiterà oggi. Le difficoltà che incontreremo o quello che ci daranno delle forze per la prossima partita. L'ingresso degli azzurri, eccolo! Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, questo qui sicuramente lo spettacolo della nazionale, la concentrazione degli azzurri, Donnarumma fra i pali, la difesa a 4 con i due centrali che sono Mancini e Bastoni, con Emerson a sinistra e Florenzi dall'altra parte, il centrocampo di qualità e quantità con il contributo di Barella, di Giorginio e di Verratti, il tridente con Immobile, Insigne e Berardi. Le qualità non mancano, ci sono tanti assenti, tanti giocatori danno il meglio, ma siamo l'Italia, siamo i campioni d'Europa e il talento di questa squadra c'è, bisogna farlo pesare sul campo adesso. Assolutamente sì, è una squadra che deve giocare bene al calcio per riuscire ad esaltarsi e creare delle occasioni, l'abbiamo visto, perché bisogna anche elencare magari qualche criticità, ma proprio perché alle volte che abbiamo giocato bene abbiamo vinto tranquillamente. È una squadra che è cresciuta attraverso il gioco, attraverso la compattezza e che stasera, in questa notte bellissima di Palermo, vuole andarsi a prendere la finale del playoff. Ora
mi dicono che gli autogol hanno una presenza in arrivo. La mascotte, la mascotte. Oh, questo mi rassicura. Ce l'abbiamo. No, posso dire? Sì, come dire? No, mi rassicura perché prima avevano detto arriverà una mascotte che è alta e grossa come me. Sì. E qualcuno aveva sparso la voce, fossi io la mascotte, invece no. Siamo, qualcuno diceva che Pardo e la mascotte era la stessa persona. È più piccola di te la mascotte, Pier, ti possiamo dire questo. Ci ha portato le uova della nazionale italiana. Di Bauli. Eccole qua. C'è la Pasqua che si avvicina, quindi amici, tifosi della nazionale, quindi tutta l'Italia intera. Queste sono le uova della nazionale. Però visto che Demetrio fa jogging, Demetrio vuole tirare un calcio di punizione, eccolo. Attenzione. Questo qua che stiamo vedendo, attenzione. Ma visto che Demetrio fa jogging e non le può mangiare, Pier mangia l'insalatina e non le può mangiare, ce le mangiamo noi, ce le facciamo noi, dateci la sorpresa, noi ce le mangiamo, dateci le sorprese. Non salutiamo, non ti diciamo cos'è Demetrio, se volete venire qua a mangiarle con noi ce le pappiamo. Tra poco, ciao, tra poco, forza azzurri. Guarda, io francamente adesso è uno dei rari momenti in cui la concentrazione mi toglie. Che cosa pensa un calciatore in questi minuti? Tu di partite come queste, di finali di Champions, di partite importanti con la nazionale, ne hai vissute tante. Che si pensa in questi minuti? C'è il riscaldamento, ci sono i muscoli, ma c'è anche la testa, immagino, che cerca delle sensazioni, che cerca delle conferme. Ma è un crescendo di emozioni, un crescendo di concentrazione. Credo che questa squadra assolutamente sarà concentrata già venendo a Palermo ieri, quindi le emozioni piano piano aumentano, e in un momento del riscaldamento quasi è l'assestamento della partita, di non sbagliare, di avere la consapevolezza di essere una bella squadra, di giocare bene e quindi poter far bene. Tra le cose molto belle, poi veramente siamo in chiusura, il coro per Gigio Donnarumma, che credo sia importante, no? Per un portiere ovviamente di assolutamente enorme, sì, perché ricordiamo magari la situazione con la sua squadra, però Gigio è giovane, però ha già tantissima esperienza. Già fare il portiere devi essere complicato, un po' diverso. Perché il portiere ovviamente insomma è artefice al 100% del suo destino, non c'è qualcun altro che lo può aiutare. Siamo al 98. Va bene, io ringrazio Demetrio, ricordo la formazione dell'Italia, quella con la quale stiamo per scendere in campo, 20:45 il calcio d'inizio, Donnarumma fra i pali, la difesa 4 con Florenzi, la coppia centrale, vieni Demetrio. Con eccola qua, la stiamo vedendo, con Florenzi, con Mancini, con Bastoni, con Emerson Palmieri, Barella, Giorginio, Verratti in mezzo al campo, Insigne, Immobile, Berardi, questo è il tridente. Vi ricordo anche la panchina azzurra che non abbiamo detto, Sirigu e Cragno ovviamente sono i due portieri di riserva, poi De Sciglio, Chiellini, Tonali, Cristante, Pellegrini, João Pedro, Pessina, Acerbi, Politano, Raspadori, con altri giocatori che non sono stati convocati per questa sera ma che potrebbero eventualmente tornare a disposizione per la partita che ci auguriamo con tutto il cuore di giocare martedì in Portogallo o in Turchia. Ma prima c'è questa, dobbiamo concentrarci su questa. Hai qualche scaramanzia particolare per salutare i nostri amici? Non sono mai stato scaramantico, bravo, non lo sono nemmeno adesso. Così, perché... Bravo, cartesiano, lucido, autogol, voi siete scaramantici? Sono già andati. Ecco, sono talmente scaramantici, già sono già andati via. E allora vi abbracciamo, forza ragazzi, dai Italia, forza azzurri, mi raccomando, qualità. Qualità. Ciao.